Torniamo alla cronaca, reati in aumento del 7% a Udine rispetto al periodo pre-Covid. I dati sono stati forniti dalla prefettura del capoluogo friulano, che ha annunciato anche novità su questo fronte, come sentiamo da Lillo Montalto Monella. Dal 1 aprile più sicurezza sui bus di linea a Udine che presentano maggiori criticità. Abbiamo approvato il progetto del Comune di Udine delle guardie particolari giurate sugli autobus di arrivo a Udine nell'ambito della linea urbana. Dal Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura, in cui si è discusso anche di caporalato e lavoro nero, è emersa la necessità di far arrivare le guardie giurate anche ai capolinea dell'Interland udinese, non solo Borgo Stazione o Autostazione dunque. Due squadre, composte da due guardie giurate ciascuna, impiegate all'uscita da scuola fino alla sera. Nella convenzione, della durata di 5 mesi, è previsto anche il collegamento punto-punto tra la sala operativa di Arriva Udine, la questura e il comando provinciale dei carabinieri. La presenza di operatori della sicurezza sussidiaria sui mezzi pubblici è resa possibile da un finanziamento regionale richiesto da Palazzo d'Aronco, un progetto pilota per vedere se ci saranno miglioramenti sul fronte sicurezza a bordo e che dovrà ricevere il via libera in giunta settimana prossima, indica l'assessore con delega alla sicurezza partecipata Rosi Toffano. Dalla Regione ripartiti 60.000 euro per Udine, altri 190.000 euro per Trieste, Monfalcone, Pordenone e Gorizia. In prefettura si è parlato anche di aumentare la visibilità delle forze dell'ordine sul territorio per aumentare la percezione di sicurezza tra la popolazione. Dai dati prefettizi emerge che i reati come percosse, minacce, lesioni e estorsioni siano in aumento in città. In totale, i reati cosiddetti predatori nel 2022 nel capoluogo hanno visto un incremento del 7% rispetto al 2018 e ancor più marcato in confronto con gli anni della pandemia.